Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. È da un po' di tempo che non prepariamo dei noodles, vero? Mi sa di sì. Quindi oggi torniamo nella bellissima e coloratissima Thailandia per preparare uno di quegli street food incredibilmente popolari e che si possono mangiare ovunque in questo meraviglioso paese. Sto parlando del Pad See Ew, ovvero delle tagliatelle di riso saltate alla salsa di soia. Con il termine pad, come già saprete, in Thailandia si identificano tutte le preparazioni saltate in padella, mentre See Ew è la salsa di soia. Quindi il nostro piatto di oggi sarà per l'appunto composto della pasta dei noodles saltati in padella con la salsa di soia. Ovviamente non saranno i soli unici due ingredienti della ricetta, ci saranno delle verdure, nel mio caso dei broccoli cinesi, e una proteina, nel mio caso il nua, il manzo, infatti il piatto sarà Pad See Ew nua, ma potrete sostituirlo con del maiale, Pad See Ew mu, oppure con dei gamberi, Pad See Ew kung, o ancora con dei frutti di mare, Pad See Ew talè. Se siete vegetariani potete utilizzare del tofu compatto. In ogni caso il risultato sarà sempre lo stesso, un piatto veramente delizioso e soprattutto super veloce da fare, ve ne renderete conto. Andiamo a vedere tutti gli ingredienti che compongono la ricetta e poi mettiamoci al lavoro, let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per il Pad See Ew avremo bisogno di 180 g di tagliatelle di riso precedentemente ammollate per un'ora in acqua fredda, 180 g di filetto o controfiletto di manzo, 6 piccoli broccoli cinesi, 2 uova, 4 spicchi d'aglio tritati, un cucchiaio più un cucchiaio e mezzo di condimento Golden Mountain oppure della salsa di soia chiara, 2 cucchiaini di salsa di soia scura, 4 cucchiaini di zucchero, un cucchiaino e mezzo di salsa di pesce, 2 cucchiai di salsa d'ostriche, un pizzico di pepe bianco in polvere, 3 cucchiai di olio di semi, 2 cucchiai di aceto di riso e un peperoncino rosso piccante. E come solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la ricetta che divideremo in 3 velocissime fasi: la preparazione degli ingredienti, la cottura e per finire l'impiattamento. Cominciamo la ricetta affettando il filetto di manzo. Sovrapponiamo le fettine e tagliamole a bastoncino. Aggiungiamo un cucchiaio di salsa di soia alla carne tagliata e mescoliamola bene, quindi lasciamola marinare 30 minuti. Affettiamo il gambo del broccolo cinese in diagonale e le foglie in modo grossolano. Una volta fatto, riserviamo. Affettiamo sottilmente il peperoncino, aggiungiamolo all'aceto di riso, mescoliamo bene e riserviamo. Mettiamo in una tazza la salsa di soia. Aggiungiamo la salsa d'ostriche, la salsa di soia scura, la salsa di pesce, il pepe bianco in polvere e mescoliamo bene tutti gli ingredienti. Una volta fatto, riserviamo. Attenzione, preparerò ora una porzione di Pad See Ew, quindi utilizzerò metà di tutti gli ingredienti preparati finora. Scaldiamo bene il wok e aggiungiamo un goccio d'olio. Quando quest'ultimo comincia a fumare, aggiungiamo la carne e mescolandola, cuciniamola un minuto. Una volta la carne ben grigliata, togliamola dal wok e mettiamola in un colino a sgocciolare, quindi riserviamola al caldo. Dopo aver pulito il wok, scaldiamolo e aggiungiamo un goccio d'olio. Una volta caldo, aggiungiamo l'aglio tritato e mescolandolo, soffriggiamolo qualche secondo, quindi aggiungiamo l'uovo e strapazziamolo un po'. Quando l'uovo è cotto, aggiungiamo il broccolo cinese e mescolandolo, cuciniamolo 2 minuti. Aggiungiamo ora i noodles e mescoliamoli al resto degli ingredienti. Quindi aggiungiamo la salsa e continuiamo la cottura. Adesso uniamo anche lo zucchero e incorporiamolo bene agli altri ingredienti. A questo punto distribuiamo i noodles su tutta la superficie del wok e lasciamoli grigliare un minuto, senza mescolarli, in modo da creare una crosticina. Le tagliatelle saranno pronte quando avranno cominciato ad assumere questo colore. Per ultimo aggiungiamo il manzo sgocciolato, mescoliamo bene e prepariamoci all'impiattamento. Ed eccoci come al solito arrivati al momento dell'impiattamento, che oggi sarà veramente facile e veloce. Distribuiamo sul piatto i nostri noodles ben caldi e condiamoli con un po' di aceto al peperoncino. Una volta fatto, il nostro delizioso Pad See Ew è pronto ad essere degustato. Shen Tan Hai, Aroi Krap, buon appetito!
Ed ecco fatto, finita anche la ricetta di Pazzi You, queste tagliatelle di riso saltate in salsa di soia, veramente facili e velocissime da preparare. Al posto dei broccoli cinesi, come avete visto, che non sono sempre facili da trovare in Italia, a meno che non vi richiate nei supermercati asiatici, potete utilizzare dei semplici broccoli o ancora meglio delle cime di rapa. Molto importanti sono gli ingredienti che compongono la salsa, in particolar modo la salsa di soia scura, la dark soy sauce, che dà questo aspetto per l'appunto scuro e inconfondibile a questo tipo di noodles, e chiaramente lo zucchero che permette la caramellizzazione della pasta nel wok. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale. Come sempre, Guru Metasian Food, mettete un piccolo like al video e condividetelo. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, fatelo subito. Iscrivetevi al mio canale e azionate la campanellina. Io la prossima settimana, molto probabilmente, sarò ancora qui per voi con una nuova ricetta. Ciao a tutti!